Amen, amen. Intanto pace a voi. Purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici. Non so se il link non funzionava. Comunque, tutto a posto adesso, grazie a Dio. Vi saluto nell'amore del Signore. Io stasera desidero darvi una parola che credo sia veramente da parte del Signore per questo tempo. In effetti, ho già predicato su questa parola qualche giorno fa perché la sento come una parola importante, come dicevo, per il tempo nel quale viviamo. Io ho dato un titolo a questa predicazione ed è un titolo provocatorio, perché oggi si parla continuamente di pace e sicurezza. E quindi il mio titolo è appunto Pace e sicurezza? Punto interrogativo. In senso quasi dubitativo, perché proprio quando si parla di pace e sicurezza, vediamo che le cose vanno esattamente al contrario. In effetti non c'è né pace e né sicurezza in questo mondo. E d'altra parte il Signore l'aveva già detto, l'aveva già affermato, infatti lo possiamo chiaramente leggere in Prima Tessalonicesi. Dal capitolo 5, leggeremo dal verso 1, e la prima parola, la prima frase che leggiamo dice proprio questo: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. La parola del Signore attraverso l'Apostolo Paolo è molto molto chiara. Paolo dice in altre parole esattamente il contrario di quello che dicono le persone, pace e sicurezza. Anzi, proprio mentre dicono pace e sicurezza, una grande rovina viene loro addosso. Avete notato che in questi ultimi mesi, non solo un anno fa, quando è scoppiata la guerra, ma nel corso del tempo le cose si sono accentuate. Né la pace né la sicurezza sono delle realtà, se ne parla, sono un'utopia, sono un desiderio, sono un obiettivo delle nazioni, dei governanti, magari anche in buona fede, ma di fatto tutto questo non c'è. Allora, cosa fare? Cosa dice la parola del Signore a tal proposito? E la parola del Signore ovviamente è ciò che noi dobbiamo ascoltare. E noi credenti abbiamo veramente un privilegio nel poter rivolgerci alla parola del Signore che ci dice come stanno le cose. Abbiamo appena letto che l'Apostolo Paolo aveva previsto tutto quello che noi stiamo vivendo. Ma il verso 4 spiega: ma voi fratelli non siete nelle tenebre come quel giorno abbia, cosicché quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi siete tutti figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte né delle tenebre. Allora, l'Apostolo Paolo inizia questo verso con ma. È una parolina che mette a confronto due realtà. Quando diranno, notate che non dice quando direte, ma quando diranno, quindi parla di altri, pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, cioè all'improvviso, e non scamperanno. Poi però Paolo cambia registro e dice: ma voi chi? Parla ovviamente ai destinatari della lettera. E chi sono i destinatari della lettera? Sono i credenti, i figli di Dio, le persone nate di nuovo, che hanno dato la loro vita al Signore, che hanno lo Spirito Santo. A loro, ai credenti della città di Tessalonica, quindi ai Tessalonicesi, Paolo dice: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce, figli del giorno, noi, poi dice noi, non siamo della notte né delle tenebre. Allora, per chi la rovina arriverà all'improvviso?
Per chi il Signore arriverà come un ladro nella notte? Per le persone che vivono nelle tenebre. Quando un ladro va a rubare, ovviamente non manda un SMS o un WhatsApp avvertendo i destinatari della sua attività di ruberia che sta arrivando. Arriva all'improvviso e di solito arriva anche di notte. Adesso i ladri vanno anche di giorno a rubare nelle case, ma per intenderci è ovvio che di notte, quando tutto è buio, il ladro può facilmente operare. Quindi Paolo sta parlando chiaramente di una situazione nella quale c'è la luce del sole, una situazione nella quale c'è una situazione appunto di tenebre. Ma voi, parla ai credenti, non siete nelle tenebre, fratelli e sorelle in Cristo, noi che siamo nati di nuovo, noi che abbiamo accettato il Signore, abbiamo la luce dello Spirito Santo, abbiamo la presenza di Dio, abbiamo la parola di Dio che ci avverte, ci illumina per farci vedere quello che sta succedendo. Noi dovremmo avere la chiave e la soluzione per le problematiche che stanno venendo fuori da ciò che sta succedendo nel mondo. Noi non siamo come quelli del mondo che vedono queste cose che arrivano all'improvviso. C'è qualcosa in noi che ci avverte prima ancora che le cose succedano di ciò che succederà. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre come se quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Chi deve aver timore che il Signore torni all'improvviso? Non i credenti che hanno lo Spirito Santo e che vivono in una relazione costante col Signore e che sanno che se il Signore, o meglio, quando il Signore verrà, perché l'abbiamo sentito dire poco fa dal nostro fratello, dico, sanno che quando il Signore tornerà, loro sono pronti. Perché sono nella luce del Signore, hanno relazione col Signore. Comune col Signore, vivono giorno dopo giorno la propria esistenza come se fosse l'ultimo giorno, non fa nessuna differenza perché il Signore sta arrivando, noi siamo pronti, lo stiamo aspettando e la Chiesa in effetti deve dire: vieni, Signor Gesù. Ma invece coloro che non hanno ricevuto Gesù come personale salvatore, coloro che non sono sicuri della loro salvezza, loro sì che devono temere e il Signore ovviamente ci dà una soluzione anche per loro, lo vediamo fra un po'. Coloro che sono nella luce, dice il verso 6, non dormono, dice noi non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Che cosa significa vegliare? Vegliare significa essere svegli, ma avere un atteggiamento di circospezione, di attenzione, osservando in giro quello che sta succedendo. Questo significa vegliare. I credenti non devono vivere con l'angoscia che arriverà l'anticristo, che arriveranno tempi difficili, come faremo? I credenti devono aspettarsele queste cose, ma mentre se le aspettano, guardano al Signore, sono in relazione col Signore e hanno la pace del Signore. Lo vediamo fra qualche istante, hanno la pace del Signore perché sono veglianti, svegli, sono figli di luce, sanno quello che sta succedendo attorno. Infatti, non dormiamo come gli altri, dice verso 6, e siamo sobri. Essere sobri è il contrario di essere ubriachi. Oggi c'è nel mondo una sorta di ubriachezza spirituale, la gente vive in una sorta di confusione mentale e spirituale in riferimento alle cose che stanno succedendo. Le persone vanno in giro stralunate, non hanno le idee chiare, parlo spiritualmente ovviamente, di fronte a queste situazioni vanno in tilt perché non sanno cosa sta succedendo, hanno l'angoscia, non si sentono né sicuri. E ovviamente non si sentono in pace. Quindi pace e sicurezza sono delle chimere, sono delle cose irraggiungibili. Quando sembra che le cose si mettano un po' meglio in quella certa area geografica, ecco che succede qualcos'altro in un'altra area geografica. Quando una nazione sembra aver capito che è meglio stare in pace, ecco che sorge un'altra nazione
che va a provocare la guerra. Quindi capite che è una situazione difficile quella nella quale ci troviamo e non c'è dubbio che le cose possono degenerare e andare peggio, ma in questo contesto i figli di Dio, e mi rivolgo a voi che mi ascoltate, figli di Dio che avete nel vostro cuore, i figli di Dio vivono in pace perché non sono ubriaco, ubriaco. E non dormono assolutamente. Noi che siamo del giorno, dice il verso 12, siamo sobrio, rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri. Quindi non siamo ubriachi, non siamo storditi, non siamo sotto l'angoscia, perché abbiamo rivestito la corazza della fede. A cosa serviva la corazza? A proteggere il petto, a proteggere il cuore. Qui il cuore ci parla della vita spirituale, ci parla dello spirito umano, dove risiede, se abbiamo accettato Gesù nel cuore, lo Spirito Santo. Noi dobbiamo proteggere il nostro spirito, la nostra vita spirituale con la corazza della fede. Gesù ha detto: quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? La domanda è: ci saranno persone che hanno fede? Perché saranno quelle persone che saranno protette. Oh, con la fede nel cuore noi possiamo affrontare qualsiasi situazione. Con la fede del cuore non abbiamo l'angoscia dell'anticristo. Noi dobbiamo avere il Signore con noi. E se il Signore è con noi, non ci può essere anticristo che sia più potente di Cristo. Colui che è in noi è più potente di colui che è nel mondo. Fratelli e sorelle, non è questo il momento di vivere nella paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, al contrario, ci ha dato uno spirito di sana mente, uno spirito di chiarezza, di fiducia, alleluia, di fede. Ma dobbiamo lavorare per edificare la nostra fede, avendo rivestito la corazza della fede. La corazza non è qualche problema di eccoci qua. La corona, bisogna indossarla, è un atto deliberato indossare la corazza. Avendo indossato la corazza della fede e dell'amore, molto interessante, sono la nostra protezione. La parola amore, leggiamo qui in greco, è agapè. Agape è l'amore di Dio, è l'amore di Dio per noi. Dobbiamo proteggerci, proteggere il nostro cuore, la nostra spirituale, ma anche la nostra mente dalle insidie del nemico, dai dubbi, dalla paura del nemico, abbiamo fede e Signore. Dio ci ama, alleluia, Dio ci ama, il Signore ci ama, Egli ha tanto amore per noi, se noi gli apparteniamo siamo sotto la protezione del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva, se noi, chi ci separerà dal Dio? Non è fame, non è sete, non è cosa presente, né cose future, non è morte, né vita, né principati, né potestà. Nessuno può separarci dall'amore di Dio. Ma noi dobbiamo indossare che cosa? La corazza della fede e dell'amore. E dobbiamo anche prendere per elmo la speranza della salvezza. La speranza della salvezza è il nostro elmo. L'elmo si mette sulla testa a proteggere il cervello. Non solo proteggiamo il petto, il cuore, la vita spirituale, il nostro spirito, che poi ha all'interno lo Spirito Santo, ma proteggiamo anche la nostra mente, alla mente che riposa in te.
Tu dai una pace perfetta perché confida in te, dice Isaia 26,3. A chi? Alla mente che riposa in te, alla mente che ha speranza. Alleluia. L'Apostolo Paolo ha detto che tre cose durano per sempre: fede, speranza e amore. La fede in Dio, l'amore di Dio. E quindi la speranza in Dio sono eterne e dimorano in noi e proteggono la nostra vita spirituale, quindi la nostra fede e la nostra vita emotiva, emozionale, la nostra integrità mentale, custodisce la nostra integrità mentale. Poi il verso dice: Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, alleluia. Se noi abbiamo dato la nostra vita al Signore, e se non l'abbiamo fatto, se non l'avete fatto, lo dobbiamo fare adesso, prima che chiudiamo la trasmissione, noi non siamo destinati all'ira di Dio, non siamo destinati come dire, alla distruzione, ma siamo destinati all'amore di Dio, alleluia, alla salvezza per ottenere questa salvezza c'è un mezzo, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Signore. Oh, che certezza! Allora noi abbiamo la pace, abbiamo sicurezza. Allora pace e sicurezza non sono utopiche, non sono delle utopie, perché la pace di ogni intelligenza custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù, nostro Signore. Alleluia. La pace di Dio che non dipende da ciò che succede attorno, ma dipende da ciò che abbiamo dentro. È la pace interiore di Dio che ci fa affrontare qualsiasi situazione esteriore. E poi spiega perché. Verso 10, il quale è morto per noi, gloria a Dio, affinché sia che viviamo, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo per sempre con Lui. Questa è la certezza, questa è la speranza, questo è il motivo per cui abbiamo fede nel Signore. Noi viviamo insieme con Lui. E allora si può chiudere dicendo insieme all'Apostolo Paolo, perciò consolatevi gli uni gli altri a vicenda, edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fa. Questa parola è intesa a fortificarci, a rafforzare la nostra fede, a rafforzare la nostra speranza, a rafforzare la consapevolezza che agapè, l'amore di Dio, ci appartiene. Dio ha amore per noi e in questo modo noi possiamo consolarci a vicenda. Le situazioni ci sono, i problemi ci sono, i timori ci sono, le minacce ci sono, a volte perfino gli attacchi ci sono, ma noi siamo fermi nel Signore sapendo che abbiamo fede in Lui e Lui opererà, sapendo che noi siamo sotto la sfera e l'attività dell'amore di Dio, agapè, e sapendo che abbiamo speranza in Lui, perché la speranza biblica non è qualcosa di vaga, di vago. La speranza biblica è una certezza. Alleluia. La fede è definita come certezza di cose che si sperano. Prima di chiudere, io voglio pregare insieme a voi. Se tu che mi ascolti non hai la certezza della salvezza, non hai la certezza che il Signore ti ha perdonato, che quindi non sei destinato nato all'Iddio, non hai la certezza che il tuo nome è scritto nel libro della vita. Io prego nel nome di Gesù che lo Spirito del Signore ti tocchi. E mentre io prego te, tu fa la stessa cosa, prega per te stesso e di Signore, perdonami dei miei peccati, lavami col tuo sangue, fammi diventare un tuo figliuolo, trasforma la mia vita, ricevi la mia vita in dono, prendi in mano la mia vita, prendi in mano le redini della mia vita, diventa il mio Signore, il mio Salvatore. Metti dentro di me il tuo Spirito Santo che mi dà la certezza e attesta che sono un figlio di Dio e che quindi non sono destinato all'ira,
ma sono destinato alla vita eterna e qualsiasi cosa succederà, tu sei con me, Signore. Se tu hai fatto questa preghiera, in questo momento io credo che lo Spirito del Signore scende su di te e ti tocca proprio ora e per la prima volta magari senti quella pace, quella gioia nel tuo cuore che non avevi mai provato prima. E se tu sei un credente, non importa da quanto tempo, può essere da un secondo fa, come può essere da 40, 50 anni fa, ma hai nel tuo cuore una pesantezza dello spirito e vuoi risentire di nuovo quella certezza che lo Spirito del Signore è dentro di te, che ti tocca, che opera in te e che copre la tua esistenza, che ti avvolge il sigillo del Signore. Se vuoi avere la certezza che sia su di te, per cui se tu sei un figlio di Dio, prega con me, Signore, ridammi la gioia della salvezza, sentire la consapevolezza, la certezza che sono tuo e ti appartengo. Tolgo via nel nome di Gesù ogni paura, perché io non sono destinato all'ira di Dio, ma all'amore e alla salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Chiudo dicendo questo, fratelli e sorelle. Quando ai tempi e ai momenti non avete bisogno che ve ne scriva, perché sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte, per chi è fuori della luce del Signore, che diranno pace e sicurezza, ma all'improvviso verrà addosso a loro la rovina. Ma non così per me, non così per tutti noi che abbiamo accettato Gesù. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Padre, io prego anche per coloro che hanno bisogno di un tocco soprannaturale per la guarigione. So che ce ne sono diversi che ci stanno ascoltando e hanno bisogno di un intervento soprannaturale. Padre, intervieni adesso nel nome di Gesù. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo Spirito e sappiamo che neanche le malattie hanno la potestà di toglierci la pace. E qualcuno sta pensando, forse questa malattia mi è venuta addosso perché io ho fatto qualcosa che non dovevo fare, sono colpevole. Io ti dico nel nome del Signore, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali sono passati dalla morte alla vita, dalla potestà delle tenebre alla sua meravigliosa luce. Alleluia! Il Signore che noi serviamo è un Dio di luce, è un Dio d'amore, in Lui non ci sono tenebre alcune. In Lui, quando noi confessiamo i nostri peccati, c'è il perdono dei peccati. Padre, tocca quelle malattie. Togli e rimuovi nel nome di Gesù ogni senso di colpa, ogni senso d'accusa, perché il Salvatore delle anime nostre, l'Avvocato, il Paraclito, Gesù Cristo, il Signore, è morto per i nostri peccati, ma è morto anche per le nostre malattie. Signore, con fede, noi crediamo che mentre stiamo pregando, Pastore Petrone, prega insieme a me, tutti i fratelli, sorelle che mi ascoltate, che avete fede, pregate insieme a me e credete, crediamo tutti insieme che il Signore tocca delle persone e le guarisce adesso nel nome di Gesù, perché noi siamo destinati non all'ira di Dio, ma all'agapè, all'amore di Dio che ci dà la certezza, che dà la speranza, ci fa sentire essere amati dal Signore e sapendo che siamo amati, sappiamo che possiamo avere fede, speranza e verità. Le cose non saranno mai. Padre, nel nome di Gesù, invadi le case, invadi le macchine, invadi gli hotel, invadi, Signore, qualsiasi luogo dove ci sono persone che stanno ascoltando questa parola. Io so che questa parola è stata mandata dal cielo per questo tempo, per un tempo come questo. E parlo anche a quei pastori e leader che hanno la confusione, pensano cosa diremo alla Chiesa di queste situazioni così difficili. Padre, nel nome di Gesù, che il vero Evangelo venga predicato nella potenza dello Spirito Santo, con l'unzione dello Spirito Santo. E il Vangelo non è una brutta notizia, il Vangelo è una buona notizia.
giustizia. Alleluia, una buona novella che Gesù il Salvatore è morto per i nostri peccati e tutti coloro che lo accettano sono sotto la copertura dell'amore di Dio, tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non siete destinati ad ira, ma siete destinati all'amore di Dio affinché chiunque crede in lui non ma abbia vita eterna. L'unica cosa che tu devi fare, io devo fare, ho fatto e facciamo continuamente, è credere in Gesù e accettare l'opera di sacrificio sulla croce che lui ha compiuto una volta e per sempre. Non ci sono altre cose da fare. E quella croce, quella morte, quella resurrezione sono la garanzia della nostra appartenenza a Dio. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio e siamo passati al regno della luce di Dio. Dio è un regno di luce, Dio regna, alleluia. Dio regna, diceva il pastore poco fa che mi ha preceduto, Dio regna, ha dato a noi la potestà di regnare insieme a Lui. Se torniamo a Lui lo riceviamo nel nome di Gesù. Alleluia, sì Signore, nel nome di Gesù. Io credo che sta succedendo qualcosa nella vita di diverse persone. Io posso vedere nello Spirito che la fiamma dello Spirito Santo viene riaccesa in tanti cuori che si erano spenti, avevano perso speranza. Alleluia. Io vedo fratelli e sorelle che si sentono rianimate, è come se qualcuno ha tolto un peso dalla loro mente. Alleluia, un peso dalla loro mente. Erano come ubriachi dalla paura, dalla pressione, dall'angoscia. E perfino ci sono sorelle che stanno continuamente a pregare: Signore, preservaci dall'anticristo. E la persona che sta pregando questo sappia che l'anticristo non è più potente di Cristo. Ci sono già nel mondo tanti spiriti dell'anticristo, lo spirito dell'anticristo è all'opera da tanti secoli, ma quando verrà l'anticristo, il Signore preserverà i suoi. Alleluia. Nel nome di Gesù proclamiamo libertà, speranza, pace, fiducia. Pace e sicurezza sono la nostra eredità in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen, amen e Amen. amen.